19 novembre, siamo quasi a Natale, Schopenhauer incombe e vediamo oggi di cominciare con questa terza lezione a ricordarci come era mai possibile, secondo Schopenhauer, che noi riuscissimo a stracciare il velo di Maya e arrivare a scoprire la cosa in sé, quella cosa in sé che per Emanuele era inconoscibile, ok? Ecco, dice Schopenhauer, vi ricordo, questa essenza della realtà la possiamo scoprire non attraverso la ragione, l'intelletto, le categorie, perché la ragione, l'intelletto e le categorie ci danno dei fenomeni. Quindi il mio corpo io lo posso guardare, studiare, analizzare, misurare come un fenomeno, cioè sottoposto alle categorie dello spazio, del tempo e della causalità. Non è così che posso scoprire la cosa in sé, è attraverso il mio corpo, perché io ho la capacità di percepire direttamente la sfera emotiva, istintiva che guida il mio corpo. Faccio un esempio: se io faccio così a lei, lei dice "ai", sente dolore. Allora io dico "sente dolore", non "conosce il dolore". Se io la pizzico, lei non sta conoscendo, sta sentendo. Che differenza c'è tra conoscere e sentire? Il sentire è una cosa immediata che io percepisco immediatamente. In questo caso io sì sono soggetto, non soggetto della conoscenza, soggetto di una percezione, in questo caso che ha a che fare con il mio sistema nervoso, immediata. Ecco perché Kant non riesce ad andare alla cosa in sé, dice Schopenhauer, perché Kant rimane prigioniero di questa visione dell'uomo come soggetto razionale. L'uomo non è soggetto razionale, l'uomo ha un corpo, che corpo a volte, d'accordo? E quindi è percependo il suo corpo, le funzioni del suo corpo, eccetera eccetera, che può scoprire la cosa in sé. E vi ricordo, cosa scopriamo noi percependo in questo modo il nostro vivere? Bene, scopriamo che gli impulsi che stanno alla base di tutti i nostri atti sono riassumibili con quello che lui chiama vita e zulere, l'istinto di sopravvivenza, la volontà di sopravvivere, il mangiare, il bere, il dormire, il riprodursi. Tutte funzioni, la stessa struttura anatomica del nostro corpo, dicevamo, dall'apparato riproduttivo all'apparato intestinale, digestivo, è unicamente sviluppata in funzione della sopravvivenza. E anche dietro le nostre azioni, lo vedremo in seguito, più morali o più sentimentali o più astratte, in realtà si nasconde sempre l'istinto della sopravvivenza. State attenti, lui la chiama volontà di vivere, Wille zum Leben, questo principio che sta alla base di ogni cosa. In realtà non è una volontà, perché la volontà indica sempre la consapevolezza, giusto? Il volere, quando io voglio, so cosa voglio normalmente, tranne monica. E magari mi sbaglio, non è davvero quello che io vorrei, ma insomma sono sempre consapevole di quello che voglio. In realtà noi non siamo consapevoli di questa forza, è una forza inconscia. Ecco perché molti vedono Schopenhauer un anticipatore di Freud, perché come anche Freud, Schopenhauer pone alle basi, seppur in modo totalmente differente, dell'esistenza umana, e non solo umana, Schopenhauer, ma di tutte le cose, anche dei minerali, delle rocce, dei pianeti, una forza, chiamiamola così, una energia, una forza, un impulso che ha come unico scopo il vivere. Perché vivere? Per vivere. Quindi non esiste un fine che la volontà persegua, la volontà vuole semplicemente continuare a volere, non c'è uno scopo superiore in tutto questo, ma questo lo vedremo meglio in seguito. Quindi il principio metafisico che sta alla base di tutto è la Wille zum Leben, la volontà di vivere. Potremmo rovesciare, che avrete già capito, in quanto impulso, è una forza irrazionale, non ha nessuna forma di razionalità. E quindi potremmo capovolgere una famosa massima che avete studiato, cioè tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale. Abbiamo capovolto pensavo si sta meditando, ok, andiamo a capire meglio cosa diavolo è successo. Che cos'è questa volontà? Questo l'abbiamo già visto. Ecco, questa volontà, dice Schopenhauer, è propria non solo dell'uomo, ma è propria di tutte le forme viventi. Ogni organismo, prendiamo gli organismi vegetali e animali, ogni organismo che cosa fa se lo lasci per esempio in un habitat in cui non ha per esempio dei nemici o dei vincoli?
tende a riprodursi e a infossessarsi di tutto l'habitat, cioè a svilupparsi, a volere tutto, direbbe Schopenhauer. Quindi ogni organismo, dalla muffa alla carota, alla parte che trova lo zucchero e all'essere umano, tende a riprodursi, a svilupparsi, a evolversi, a impossessarsi di tutte le risorse dell'ambiente. Bene, quali sono le caratteristiche di questa volontà di vivere? Adesso io le ho riassunte, che è brutto, con questo schema, vediamole una per una. Prima di tutto, la volontà di vivere è inconscia. È qualcosa di cui non siamo consapevoli, è inconscia perché non cade sotto le forme a priori che danno luogo all'oggettivazione del mondo. Non so se vi ricordate, noi avevamo visto quel principio di causalità, la ragione d'essere del divenire, dell'essere, della conoscere e dell'agire, ve lo ricordate, la quadruplice radice del peggiore non sufficiente, cioè il mondo della rappresentazione, il mondo dei fenomeni è regolato da che cosa? Dalle categorie spazio e tempo, più la categoria della causalità che riassume tutte quelle di Kant. E quindi tutti noi che abbiamo queste categorie ci rappresentiamo i fenomeni allo stesso modo. Ecco, ma la volontà ovviamente non cade sotto questo. La volontà è la cosa in sé, non è un fenomeno, quindi si sottrae alle categorie, dice Kant. E quindi, sottraendosi alle categorie, se le categorie sono la ragione, la volontà che viene prima delle categorie è irrazionale. Quindi è inconscia, inconsapevole, non è consapevole di se stessa, inoltre è eterna perché sta oltre il tempo, oltre la categoria di tempo, quindi non esiste nel tempo, esiste prima del tempo, è eterna, è indistruttibile questa volontà ed è unica sempre per la stessa ragione, sta oltre la categoria dello spazio, quindi non si divide in parti, vi è un'unica volontà dietro ciascun essere. Poi vedremo, state attenti, quando dico vi è un'unica volontà, sto dicendo che quest'unica volontà esiste totalmente in ciascun essere vivente, cioè non è che si divide in ciascun essere, un po' di volontà c'è lui, un po' lui, un po' io, e si divide, no, la volontà è tutta in ciascun singolo individuo, in ciascun singolo organismo, in ciascun singolo essere, e vuole tutto perché è universale. Capite qual è il risultato di tutto questo? Proviamo ad anticipare, fermandoci un attimo sulle caratteristiche della volontà, ad anticipare questo fatto che è unica nel tempo e nello spazio, vuol dire che ciascuna cosa che esiste vuole tutto per sé. E qual è il risultato? Se ciascuna cosa che esiste vuole tutto per sé, il risultato è lo scontro, la guerra universale. Ne abbiamo già parlato di questo aspetto, no? La natura è un grande macello, tutti contro tutti. La cosa divertente e ironica è che dietro ciascuno di questi esseri che si scannano per avere tutto, c'è la stessa unica volontà che si autodistrugge, che si autocombatte, che si dilacera, divide e si contrappone a se stessa. È un dramma cosmico. È incausata questa volontà. Cosa vuol dire? In quanto non sottostà alla categoria di causalità, non ha né una causa né uno scopo. Non ha nessuno scopo. Perché io, perché voglio andare a casa? Per riposarmi, quindi. I nostri voleri specifici hanno un contenuto. Lei magari adesso si sta annoiando, vorrebbe giocare, lui vorrebbe fare un'altra cosa ancora, penso di quello, perché si è annoiata? Perché vorrei. Quindi ha un contenuto quel volere, ma se vi chiedessi perché vuoi in generale, non ci sarebbe una risposta, voglio perché voglio. Il volere quindi non è finalizzato a nulla, la volontà di vivere non ha nessun fine, quindi non ha scopo, viviamo senza nessuno scopo, se non quello di continuare a vivere. Tant'è vero che non tutiamo noi come singoli individui, ma in un'ottica biologico-evoluzionistica, che se ciò sarà per una donna questa quest'ottica, ciò che conta è la specie, non l'individuo. Ciò che conta è la riproduzione della specie. Noi siamo strumenti per il perpetuarsi della specie. La nostra vita non ha alcun valore in se stessa, ma solo in funzione alla specie. Ok. Vediamo adesso come si passa dalla volontà la realtà, perché se la volontà è la cosa in sé, questa è l'ultima parte noiosa, se la volontà è la cosa in sé, com'è che dalla volontà nasce il mondo? In che modo questa volontà prende corpo in tutte le cose? Beh, per capirlo, prima di tutto prendiamo la regoletta romantica. La realtà è una manifestazione finita di un principio infinito, la volontà. Quindi la realtà fisica, la realtà vivente, organica, inorganica, eccetera, è una oggettivazione, dice Schopenhauer.
operato, perché la volontà si fa oggetto, diviene reale, della volontà. Qui siamo ancora in ambito un po' molto metafisico. Come funziona questa oggettivazione della volontà? Bene, esiste la volontà, esiste questa energia primordiale che esiste da sempre e sempre esisterà, e il cui unico scopo è voler esistere. Questa volontà si va a costituire la realtà attraverso un processo che, se lo potessimo schematizzare, sarebbe così: la volontà prima di tutto si oggettiva nelle idee platoniche. Quindi la volontà prima di tutto produce le idee, l'idea di uomo, l'idea di zebra, l'idea di... le varie idee sono gli archetipi, i modelli, gli stampi su cui poi verranno costruite tutte le cose che esistono. Quindi prima le idee intese da Platone, e basta dire questo. Poi su questi modelli, questi archetipi universali, si frantumano, si individuano, dicevano i filosofi della scolastica medioevale, il principio di individuazione. Il modello di uomo è uno, gli uomini sono miniati, sono tutti diversi tra di loro. Questa è l'individuazione, si passa dal concetto generale, dall'idea generale, al singolo individuo, perché si chiama principio di individuazione. E come funziona? Beh, se io, sempre ragionando in termini molto astratti, se io prendo il modello universale di uomo e lo calo nello spazio e nel tempo, lo moltiplico. Lo spazio e il tempo sono i moltiplicatori che individuano, cioè che danno caratteristiche specifiche ai singoli individui. Quindi i tanti individui non sono altro che l'idea di uomo proiettata nello spazio e nel tempo, perché lo spazio è molteplicità, il tempo è molteplicità. Ecco, prendetelo così questo schema metafisico. A me non interessa anche più di tanto che arriviamo a capirlo del tutto, anche perché questo comporterebbe un rivedere un sacco di roba, un sacco di cose, da Kant in poi all'idealismo e via dicendo. Però spero l'abbiate capito. Adesso tiriamo le somme, l'abbiamo già anticipate queste cose. La volontà vuole tutto e vuole sempre. È dentro ciascuno di noi questo volere, questo desiderare, questo bramare, è incessante, non smette mai, e ciascuno di noi vuole tutto. È un po' Hobbes, l'avete fatto? Hobbes, Thomas Hobbes. Ricordate, homo homini lupus? No. Ciascun uomo è un lupo per l'altro uomo. È un po' la visione di Hobbes. Hobbes diceva: ciascun individuo nello stato di natura vuole tutto per sé, e quindi si scontra con gli altri individui. È la stessa cosa però estesa a tutto l'universo. E non c'è nessuno scopo, tra l'altro, a tutto questo. Hobbes diceva: ciascun uomo è un lupo per l'altro uomo, cioè gli uomini. La storia, se noi guardiamo la storia secondo Hobbes, la storia, gli uomini si sbranano a vicenda, è un eterno sbranarsi la storia. Ecco perché per lui ci vuole un Leviatano, cioè un potere assoluto, per vincolare gli uomini, per togliere la libertà. Ci sono queste due visioni in tutta la storia della filosofia, della politica, della letteratura. C'è chi dice: l'uomo deve essere libero, e quindi la lotta per la libertà, la rivoluzione, trovate gli illuministi, trovate Marx, trovate tanti altri che lottano per la libertà degli uomini. E c'è chi dice: la libertà è la maggiore sciagura per l'uomo, perché gli uomini, lasciati vivere di agire come vogliono, agiscono secondo quella che è la loro natura. La natura dell'uomo è la natura, i teologi dicevano, malvagia a causa del peccato originale, i teologi come Agostino, come Lutero. I laici come Machiavelli o come Hobbes dicevano che ciascuno di noi ha un impulso egoistico e vuole tutto per sé. E comunque sia, che tu l'avrei volgare religioso, il risultato è che la libertà produce la distruzione, l'ingiustizia, la sofferenza. E che allora l'uomo può essere felice solo se ritorni la libertà. Queste sono le due grandi prospettive che si confrontano sempre nella politica, nella storia, anche oggi. Pensate a tutti quei romanzi distopici che noi giovani abbiamo tanto a leggere: 1984, Hunger Games, Insurgent, quelli lì, quell'altro nome di Zamiati, quell'altro di quell'inglese che si chiama Vast, Il Mondo Nuovo, Brave New World. Sono tutti basati su questo principio, sono realtà distopiche e totalitarie in cui la libertà scompare, e scompare perché si vuole garantire la felicità, dove la felicità è il benessere materiale, la pace, eccetera, eccetera. E infatti arriva sempre in questi drammi distopici il momento in cui colui che si ribella, che questa è la ragazzina che tira le frecce, il coso di fuoco, che può essere, se lo volete voi, e poi fate le battute se vi trovano, il coso di fuoco. Sto registrando. Arriva sempre
questa è la resa dei conti. La resa dei conti quando cioè il ribelle si confronta con chi governa questo mondo, e chi governa questo mondo risponde sempre: io lo faccio per garantire agli uomini la pace, perché se gli uomini fossero liberi si scambierebbero fra di loro. Tu vi racconto una storia carina. Bene, quindi tutto soffre, la conclusione di Schopenhauer, ma soffre soprattutto l'uomo, perché la volontà dell'uomo diventa consapevole. Cioè, mentre gli altri esseri, le pietre, le cipolle, i microbatteri, sono inconsapevoli, non sono consapevoli della sofferenza universale, l'uomo ne è consapevole. L'uomo è un essere che desidera, che vuole tutto, che non può averlo e quindi soffre, è però consapevole di questo fatto. E quindi, come insegnate voi che leggete l'Ecclesiaste, conoscere e soffrire, più conosci più soffri. Quindi la consapevolezza che noi abbiamo è prima di tutto la consapevolezza di che cosa? Della nostra morte. È già questo che tinge di nero, per così dire, la nostra vita, ma è anche la consapevolezza che non potremo mai avere quello che vogliamo, perché il nostro potere non è commisurabile, l'abbiamo già visto quando abbiamo le passive, la caduta delle illusioni, non è commisurabile al nostro potere, e quindi l'uomo è doppiamente infelice, per così dire, perché è infelice come tutti gli altri esseri, e in più perché è consapevole di esserlo. E io mi fermo qui prima di aprire, perché poi tutto il resto è interessante. Chiudo la registrazione.